a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi andiamo a realizzare una borsetta per Halloween. Come andremo a realizzarla? Con degli avanzi di panno lenci o feltro. Nel mio caso ve lo faccio vedere con un avanzo di stoffa. Nel vostro caso, se voi avete proprio il foglio di panno lenci, seguite la stessa maniera. Io vi dico con degli avanzi perché a volte avanzano questi pezzettini e non sappiamo che farne. Allora ho pensato, siccome è l'unico pezzo arancione che ho di questa grandezza, stavo sbirciando sul web, su Pinterest, e ho trovato una borsettina molto molto carina. Quindi ci servirà del panno lenci o feltro arancione, poi del panno lenci o feltro, io lo chiamo sempre feltro, ma in realtà dipende anche dalla qualità, dallo spessore, dipende da tanti fattori. Nero, perché poi dobbiamo andare a fare gli occhietti, il naso e la bocca ed il manico. Quindi io adesso non so se ho del nero abbastanza per fare il manico, ma comunque strada facendo, io vi faccio vedere la tecnica, poi potete fare anche delle borsette semplici con la stessa tecnica, ok? Allora, siccome a me, come vedete, è un avanzo, è tagliato storto, molti di voi in alcuni tutorial mi hanno chiesto come fai a tagliare diritto il feltro in modo veloce, senza dover usare squadra e squadretta. Allora, da un lato noi abbiamo il lato dritto. Come in ogni foglio ci sta sempre un lato dritto che viene tagliato a macchina. Quindi adesso lo vado a piegare, guardate. Adesso giro comunque la videocamera. Lo vado a piegare. Bene, aspettate, vi faccio vedere bene. Una volta che io l'ho piegato, vedete il sotto? Escono tutti i bordicini in più, quindi vado a bloccare con degli spilli e taglio l'eccesso. Dopodiché, una volta che andiamo a piegare, uscirà dritto per fare una cosa molto casereccia e molto veloce. Eventualmente volete fare un lavoro perfetto e come si deve, perché è il vostro lavoro, dovete vendere. Lo fate con la squadretta, ok? Io adesso giro la videocamera, basta chiacchiere, ci mettiamo al lavoro per Halloween. Allora, quindi come vi dicevo, dobbiamo andare a piegare la stoffa, quindi la mettiamo bella dritta e la blocchiamo con gli spilli. Se voi avete la stoffa già dritta, non c'è bisogno di questo passaggio, quindi la piegate in due, la tagliate, e avete risolto. Ovviamente non vi ho detto le misure perché facendolo con una stoffa che mi è avanzata non ho preso le misure, quindi se volete fare una cosa fatta bene, potete trovare degli schemi di borsettini online e quindi fare tutto, con delle misure alla mano. Ecco, io giusto per darvi un'idea super veloce, super creativa. Vado a tagliare appunto, in modo dritto i bordi e poi tolgo tutto l'eccesso che mi rimane, ecco. È un lavoro molto molto semplice da fare. Potete realizzare anche delle borsettine per le vostre bimbe, magari non a tema Halloween, ecco, semplici. Ok, fatto questo, vado a realizzare i due bordicini. Questo è un passaggio importante perché se non andiamo a creare i bordi, poi la borsa a lungo andare potrebbe rovinarsi, mentre questi bordi comunque fanno un po' di spessore e servono. Quindi vado a bloccare sempre con gli spilli, calcolate 1-2 centimetri, per lato. E poi andiamo semplicemente a cucire. Io adesso vorrei fare anche altre borsettine ad Emma perché veramente vengono carinissime. E quindi vorrei fare, che ne so, qualche animaletto tipo il panda oppure tema natalizio. Ecco, ci possiamo divertire, insomma. Ok, con del cotone arancione vado a cucire tutti e due i lati. Come vedete qui, vi faccio vedere, vi dimostro che già ho cucito, è molto semplice, ovviamente ripeto, io l'ho fatto molto grossolanamente, non ho preso misure, non, insomma l'ho fatto in un modo molto casereccio, quindi semplice, vi faccio vedere come vado a cucire, quindi una cucitura semplice. Se voi avete la macchina per cucire, questa borsetta sarà pronta in 5 minuti, anzi fatemi sapere se volete proprio vedere realizzata la borsetta a macchina. Così la posso fare insieme a voi. Scelgo un altro tema e l'andiamo a realizzare insieme. Perché ovviamente c'è chi ha la macchina e chi no. Allora, adesso con del feltro nero vado a realizzare i due manici. Come ho fatto? A parte tagliare il tavolo, va bene. Ho praticamente misurato 4 centimetri. Per manico, insomma, la lunghezza non l'ho presa, quindi sono andata un po' a caso anche qui, regolatevi voi di conseguenza. Questo è il mio manico, insomma.
Molto molto facile. Io inizialmente ne volevo mettere uno, però poi ho pensato che era meglio metterne due, perché altrimenti come apriva la borsa la bambina? Ecco, perché ho improvvisato tutto, non ho mai realizzato una borsa in realtà. Ok, poi vado, volevo cucirla inizialmente, però poi ho pensato che era meglio la colla, appunto perché comunque è più resistente, poi comunque il cotone nero si sarebbe visto, quindi ho preferito la colla. Ecco qui, il primo manico l'ho messo, adesso mi vado a mettere anche il secondo manico e mi sono appoggiata con l'altro per mettere più o meno i due manici alla stessa maniera, ecco. Adesso vado a piegare a due la borsetta. E vado a cucire anche qui. Qui vado a fare la cucitura quella a occhiello. Adesso non mi ricordo come si chiama, ma è la cucitura che io utilizzo sempre per il feltro, perché è una cucitura molto carina ed è più doppia della cucitura normale, nel senso che mettendo l'occhiello e tirando, nei lati poi non rimane nessuno spazio. Ed eccola qui, la borsetta è già pronta praticamente. Questa è una borsetta base. E adesso mi vado a realizzare ovviamente gli occhietti, il nasino e la bocca della mia zucca, perché in questo caso ho realizzato una zucca. L'unica cosa, l'unica nota a sfavore che non mi è piaciuta di questa borsetta, perché è veramente carinissima, è il bordicino fatto a mano, perché facendola a mano purtroppo, anche se ho fatto una cucitura invisibile, purtroppo alla fine comunque sia si vede. Quindi la prossima volta, in una prossima borsetta, andrò a mettere magari su quel bordo un nastrino o qualcosa che lo possa coprire. Avevo pensato delle perline inizialmente, ma essendo che la borsetta è per la bambina, preferisco non mettere cose che si possono appunto staccare. Quindi penso che la prossima volta metterò un nastrino, comprerò un nastrino adatto, ecco. Qui sto realizzando la bocca della zucca. E lo faccio in modo molto sbrigativo, nel senso che l'ho fatto, l'ho inventato, non l'ho copiato e l'ho fatto io a mano, ecco, perché poi alla fine viene anche più carina, secondo me. Quindi ho ritagliato, ho disegnato e ritagliato semplicemente. Ok, prima di applicare il viso, vado ovviamente a stirare. Vi voglio ricordare che il feltro, come il panno Lenci, è meglio non passarlo direttamente sotto al ferro da stiro perché si potrebbe attaccare. Non tutti questi tipi di stoffe si attaccano, ma la maggior parte sì. Quindi con un fazzolettino, una stoffa di cotone, la metto sopra e stiro tranquillamente. Adesso vado ad applicare appunto il mio viso. Troppo troppo carina questa borsa, io la adoro, eppure ad Emma è piaciuta tantissimo. Se volete vedere la reazione di Emma che fa tanto ridere, potete andare a seguirmi su Instagram, lì metto tutte le stories dove praticamente di tutte le cose che mi accadono, insomma, tutte le cose che mi arrivano, le collaborazioni, insomma, un po' di tutto. Quindi seguitemi anche su Instagram, sempre col nome Kamipucca. Cosa ne pensate di questa borsetta? Ditemi la verità, lasciatemi tanti commentini, fatemi sapere se la realizzate anche voi e se volete consigliarmi qualcosina. I consigli sono sempre ben accetti. Mi raccomando, continuate a seguirmi perché presto ci saranno nuovi tutorial. Un bacio e alla prossima dalla vostra Kamipucca. Ciao!